finalmente siamo arrivati. Siamo vicini al teatro, al palazzo di città, agli uffici del comune. Ma dove ci troviamo esattamente? Non avete letto le indicazioni? Siamo in Piazza Alba, qui mi hanno dedicato un monumento. Scusami, potrebbe presentarsi? Perché le hanno dedicato un monumento? Mi chiamo Giuseppe Cesare Abba. Sono nato a Cairo Montenotte il 6 ottobre 1838. Ho fatto molte cose nella vita. Ho scritto tanti libri. Sono stato sindaco di Cairo dal 1875 al 1880. Ho studiato a Genova, a Pisa. Ho fatto l'insegnante e il preside a Brescia, dove la mia vita si è conclusa nel 1910, quando da pochi mesi ero stato nominato senatore del Regno d'Italia, ma soprattutto ho partecipato alla spedizione di Mille. Una spedizione? In che senso? La spedizione del 1860 con i Mille volontari guidati dall'eroe di due mondi, Giuseppe Garibaldi, per l'unificazione dell'Italia. Siete riusciti nell'impresa? Sì, siamo partiti da Genova IV. Siamo sbarcati in Sicilia e dopo molte battaglie siamo giunti al fiume Volturno. Il Regno d'Italia è stato proclamato il 17 marzo 1861. E poi ha scritto anche dei libri? La mia opera più famosa è Da Quarto al Volturno, notarelle di uno dei Mille. Ho scritto anche Sulle rive della Gormida, un romanzo ambientato a Cairo. Altri racconti, poesie e articoli saggi. Dietro di lei c'è un grande edificio con la scritta Società Operaia di Mutuo Soccorso. Che cosa rappresenta? Io stesso sono stato il 1 aprile 1861 tra i fondatori di questa società, che all'inizio aveva sede nel centro storico di Cairo. I nostri obiettivi erano di assistenza, istruzione e ricreazione per gli operai, gli artigiani, i negozianti, gli agricoltori, i braccianti. La società operaia di Mutuo Soccorso è attiva ancora oggi. Lei è entusiasta di stare in questa piazza con tutte le automobili intorno? Un po' più di spazio libero dalle auto e un po' di sole non mi dispiacerebbe. E vorrei più ospiti vicino a me ogni giorno. Va bene. Ci piacerebbe passare tanto tempo con lei in comodità nella sua piazza. Se fossi ancora il sindaco di Cairo, vorrei una nuova pavimentazione della piazza con alberi e fiori che rappresentano i continenti e le diverse culture. Metterei qui delle nuove panchine di legno, nuovi cestini per i rifiuti, per la raccolta differenziata. Le piacerebbero i cestini per i rifiuti? Nello stesso stile della vicina Piazza della Vittoria? Sì, sono molto eleganti e funzionali. Oggi ci sono dei nuovi modelli delle panchine smart. Cosa ne pensa? Di quali panchine stiamo parlando? Le panchine con i pannelli solari per produrre l'energia, per ascoltare le canzoni, per ricaricare il telefono. Effettivamente vi osservo tutti i giorni passare da questa piazza sempre attaccati al telefono, però sulle panchine si potrebbe anche leggere e studiare. Tra le panchine anche potremo inserire degli arrivi per il boat crossing. E cosa sarebbe il boat crossing? Vuol dire scambiarsi libri, lasciare in un luogo pubblico così possano essere letti e raccolti dagli altri. Molto bene, così potrete proseguire a leggere anche i miei libri. Mettete comunque anche dei pannelli con le informazioni turistiche per chi non conosce la città di Cairo. Mi piacerebbe anche che ci fossero delle nuove aiuole con fiori ed alberi più bassi. Se nelle nuove aiuole ci mettessimo delle erbe aromatiche, ad esempio timo, rosmarino, salvia, oppure lei preferirebbe gli aromi degli agrumi per ricordare il viaggio con Giuseppe Garibaldi in Sicilia? Ottimo! Questo progetto piacerebbe anche all'eroe di due mondi.
con la collaborazione di Società Operaia di Motosoccorso e il Circolo Iori Giovani, qui potremo aprire un ristorante del mondo. Vi piacerebbe questa idea? Grazie per la proposta. Così ci potremo riunire in questa piazza per preparare piatti tipici con la cucina tradizionale dei miei tempi e le nuove ricette di oggi, per organizzare tante feste con le persone di diverse culture.